5 giorni fa. Nel luogo di imbarcatura hanno avuto i pompieri, hanno chiamato sempre all'alerta la telefonia di casa. Ma qual è stato il segnale che ha fatto venire i pompieri? All'improvviso. No, hanno vado prima all'imbarcatura, ovviamente. E poi ha fatto pure la stessa protezione civile che i pompieri stessi. Sono più palazzi, però. Sono più. Come si hanno abitato Villa Bruno, Villa Vannurco, eh? Villa Vannurco pure ci abitavano dentro, eppure già mai non stato d'allerta, se ne era carino, poi l'hanno messa a nuovo. Se guardavi Villa Vannurco, se era una pala, contrapala, era in terra, se era a sassuolo. Vabbè, già nel film di Troisi, no? Ricomincia. Ma vabbè, però ma non si sa da chi di appartamento che si va. Certamente la gente che si va in ci sta più. Questa è una villa settecentesca, sta ridotta proprio male. Sta ridotta male, sì, è vero. Ma noi andiamo bene bella e buona così. Tutta la roba preziosa ve la dovete portare. E in quanto tempo avete fatto tutto? Noi. Quante famiglie? 24. 24 famiglie in totale. Ma voi avete mai pensato di appunto di mettere in sicurezza delle zone, di spendere dei soldi per aggiustare? Qua non si può muovere niente. Che bella arte, qua pensa, sai a volte chi viene? Viene sempre Vittorio Scarpa. Ah, vieni. Perché dice che questo palazzo adesso è strutturato, è un palazzo bello. Che questa è una villa storica, ci hanno girato pure un film. Due film. Due film. Io spero che me la cavo e poi? La casa Bura, Bicaus, la casa Bura, hanno avuto i francesi in inglese che ha il film cadere. Ah, un film francese. Sei mesi, l'hanno fatto cadere. E non hanno avuto problemi di... Il francese ha fatto la pensata, chi sorda so. I cami che ha gruppo, coppa così, tanto il palazzo era buono. Se tu a noi sopra ce ne stai facendo andare perché se ne caro palazzo, la gente di sotto, a casa mi si carava, quello a chi le sotto, perché a chi l'ha fatto rimanere sotto a dormire? Non morono chi di là se ne cara a casa mia, vanno in casa. E voi siete quelli che abitano nel sopra. Piano superiore. Oddio, ma chi si cade sotto? Se ne caro in casa nostra cosa. Chi si chiede sotto? Hanno immaginato un vostro culo. Certo no, quando mai chi scopre che lo notano loro. Sai cosa hanno fatto? Cercamo, siamo tutti una botta, c'è un wow. Poi ci vediamo i primi 3-4 coppie. Prima, diciamo, di 2 giorni fa non avete notato niente di particolare. Da 50 anni. Da 50. È venuto un terremoto, saranno caduti i palazzi moderni e chi se ne è morto. E lui si è venuto in casa con il terremoto rotto. Ma in questi giorni ultimi non c'è stato nessun smottamento? Niente. Bella e buona hanno venuto, hanno allungato l'imbarcatura, prima si hanno appassionato l'auto, sono state da letto. Ma ieri ce l'hanno fatti a 5 famiglie. Poi ci viene fra 3 giorni e non fanno neanche la di 3, allora. Poi viene qua e non fanno neanche si cacca e si vede nuovo palazzo. Vuoi mettere la scommessa che è così?